Il corpo umano è una macchina fragile, destinata velocemente ad usurarsi. La potenza della fantasia e i sogni, invece, possono essere una via per creare qualcosa di immortale, e perciò è un delitto sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso. Su questo principio aveva costruito la sua vita quella donna dalle idee rivoluzionarie che avrebbe prima sconvolto e poi conquistato Parigi. Roberto Molinaro presenta Coco Chanel, un ideale di libertà racchiuso nel colore di una stoffa. Su M2O Real Trust. Real Trust. Real Trust. Il racconto di una storia. Real Trust. Una storia, una storia, una storia. Una storia. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Mancavano poche ore alla mezzanotte per dare le spie della notte. Mi è cresciuto nel Bronx. La voglia di sentirsi liberi di andare. Amano le mancine di bisonte. Al presto, senza fatta di oro. Una storia vera, 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 vera. Raccontata in un'ora. A tempo di musica. Al tempo di Roberto Molinaro. Dalla penna di Michele Diomaiuta. Leading Voice, Nanni Venditti. Il suo istinto le aveva sempre suggerito di rifiutare tutti i principi opprimenti che la società in cui era cresciuta imponeva alle donne. Non avrebbe mai potuto accettare di interpretare quel ruolo di figura femminile la cui massima ambizione sembrava dover essere l'ombra del proprio uomo. Da quel suo urlo di ribellione, un giorno sarebbero emerse tutte le sue opere, a dimostrazione che il coraggio di chi non accetta le regole del sistema è la più utile energia per far evolvere l'umanità. Lei si chiamava Gabrielle Bonheur, ma avrebbe conquistato il mondo con il nome di Coco Chanel. Segnato la storia della moda, ma certamente Coco Chanel è stata molto più di una leggendaria creatrice di abiti. Il viaggio che affronteremo nella Parigi di fine Ottocento dimostrerà quanto quella giovane ragazza anticonformista volesse costruire la propria vita dando inizio ad una vera e propria protesta verso chi avrebbe desiderato cucirle addosso un ruolo di madre o di moglie. Si può dire che con largo anticipo Coco Chanel fu una personalità simbolo che fece guadagnare il riscatto della donna
nella società occidentale. Una storia vera, 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 vera. A tempo di Roberto Molinaro. Facile la vita per la giovane Gabrielle. Crescendo, infatti, non ci mise molto a capire che quel mondo che aveva intorno, in alcuni casi, era come una gabbia che reprimeva la sua libertà. Coco Chanel, perciò, avendo una personalità molto forte sin da adolescente, comprese che soltanto provando ad utilizzare il suo talento e la propria creatività avrebbe potuto un giorno emanciparsi e in qualche modo dare coraggio ad altre donne oppresse da una società maschilista. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Real Trust, Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora. A tempo di musica. Thank you.
creatività è un'energia essenziale che può tramutare il sogno di volare in un progetto concreto. Se tutto questo è stato realizzato dalla mente umana, è perché nulla si può definire impossibile. La giovane Coco Chanel, perciò, comprese che la propria rivoluzione culturale l'avrebbe potuta combattere con delle stoffe colorate. Volle creare dei simboli capaci di dare un messaggio fondamentale. Per tutte le donne, stava per accadere qualcosa di molto importante. Della sua giovinezza, Coco Chanel scoprì che in un semplice abito poteva essere nascosto il più efficace segreto per cambiare la sua vita. La strada, però, sembrava essere in salita. Il padre era un venditore ambulante di stoffe e quando Coco dichiarava che un giorno avrebbe voluto cambiare la Francia disegnando i suoi abiti, in molti la biasimarono, giudicando le sue parole come l'assurda fantasia di un adolescente un po' ribelle.
nessuno sembrava credere nei progetti della giovane Coco Chanel. Persino la madre sarta, pur ascoltando con entusiasmo l'ambizioso futuro prospettato da quella figlia così anarchica, non era convinta che un giorno quelle idee sarebbero diventate una realtà concreta. Coco Chanel, però, con la tipica forza di volontà dei cocciuti, ignorando tutti, cominciò a trascorrere gran parte del giorno e della notte a studiare nuovi modelli per creare abiti. Una storia vera, vera, vera. Che con la propria opera vogliono realizzare un taglio netto con tutti i generi che hanno caratterizzato la propria formazione. E Coco Chanel era destinata a far parte di questa rara e preziosa razza di creativi. Sin da quando ebbe inizio la sua carriera di semplice sarta, chiunque avesse chiesto alla giovane Coco di mettere anche una toppa ad una giacca forata si sarebbe ritrovato un capo d'abbigliamento unico. Le proteste dei legittimi proprietari, quindi, all'inizio erano molto frequenti. Patricia never leaves the house. Let me go.
un ideale di libertà racchiuso nel colore di una stoffa. Gli anni dell'adolescenza trascorsero come un periodo di silenziosa formazione per la giovane Coco Chanel, che segretamente già progettava di allontanarsi dalla casa paterna nella quale le sue idee di emancipazione non sembravano poter emergere. La conquista dell'indipendenza, però, fu un atto di grande rivolta. Nei primi del Novecento, infatti, una donna che viveva sola, senza marito, era considerata qualcosa di molto simile ad una prostituta. E perciò, per Coco Chanel, gli inizi furono molto amari. Solitudine, discriminazione da parte della società borghese e quasi nessuno in grado di comprendere quanto fosse avanti rispetto alle altre donne. Per Coco Chanel, alla soglia dei 30 anni, sembravano esserci solo due soluzioni. La prima era fingere di accettare quelle regole che erano la negazione della sua idea di libertà. L'altra, continuare a lottare con maggior forza, urlando a tutta la Parigi più bigotta che non voleva essere schiava di nessuna imposizione. Ancora una volta, Coco fece la scelta più anarchica. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Coco Chanel, nel bel mezzo della sua simbolica protesta portata avanti con i modelli dei suoi abiti, capì che era giunto il momento per rompere definitivamente con chi la disprezzava. Iniziò perciò ad indossare quegli stessi capi d'abbigliamento che creava. Si trattava di vestiti molto stravaganti e a quell'epoca, per chi era certo che in quella donna ci fosse qualcosa di diabolico, costituirono un valido argomento di accusa.
pensavano che fosse semplicemente un po' fuori di testa, anche se qualcuno arrivava ad affermare che Coco Chanel era la reincarnazione di una strega, pronta a fare dei sortilegi con i propri abiti. Ovviamente si trattava di congetture ridicole, ma per un lungo periodo complicarono la vita della donna. Tuttavia Coco, invece di nascondersi, decise di accentuare quel suo atteggiamento sempre di più. Aveva fiducia in se stessa e sapeva che la grande svolta della sua esistenza sarebbe scaturita proprio dal suo carattere. Artista a volte può realizzare opere a cui dedica anni di lavoro, non riscontrando però alcun successo. Poi quello stesso artista, con una piccola intuizione, si può ritrovare in un istante a conquistare il mondo. Tutto questo accadde anche a Coco Chanel, che senza starci più di tanto a pensare, cominciò a disegnare un semplice pigiama da uomo, che non sembrava avere nulla di diverso da quelli già esistenti. Non sapeva ancora che da quel capo d'abbigliamento avrebbe avuto inizio una rivoluzione culturale, pari a quella che potrebbe realizzare un gran poeta con la propria opera di protesta. Una storia vera, 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 vera. We'll be right back.
Chanel, un ideale di libertà racchiuso nel colore di una stoffa. Che cosa aveva di tanto speciale quel pigiama firmato Coco Chanel? All'apparenza nulla, ma fu l'intuizione di indossarlo che diede inizio al suo successo. Una sera, infatti, Coco, non avendo altro con cui vestirsi prima di andare a letto, ricordò di aver già cucito quel pigiama da uomo e così provò a vedere come le stava. In un istante, come uno scienziato che casualmente fa la sua più grande scoperta, capì quale potenza poteva avere quel messaggio per l'emancipazione della donna. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Potrà anche sembrare ridicolo, ma per la Parigi dei primi del Novecento vedere un nuovo modello come il pigiama di Coco Chanel fu sconcertante. La giovane e ribelle stilista, infatti, aveva inventato il primo abito unisex che poteva essere indossato da donne e uomini. Il messaggio era chiaro: le barriere imposte al genere femminile non erano altro che un retaggio della società maschilista. Le proteste, ovviamente, non si fecero attendere. Turn it out. Turn it out. Say, turn it out. Turn it out. Say,
pigiama unisex disegnato da Coco Chanel ebbe immediatamente un grande successo fra le donne, che con quel vestito di seta bianca finalmente potevano esprimere il loro dissenso, sia pure in modo ancora abbastanza blando. La conferma di tutto ciò ci fu anche quando Coco Chanel scoprì che in realtà quel pigiama, metafora di tante idee di libertà, fra gli uomini, non ebbe lo stesso successo. Entra nella sezione M2O Reloaded su M2O.it a tempo di Roberto Molinaro. Il fatto che gli uomini non se la sentissero di mettere in discussione la propria virilità indossando un capo d'abbigliamento unisex per Coco Chanel fu la conferma che era sulla giusta strada per vincere la sua sfida. Inoltre, sull'onda di quel grande successo fra le donne, Coco Chanel lanciò nuove mode, come ad esempio l'abbronzatura permanente. Quello fu un modo ulteriore per riportare la figura femminile alle sue origini, considerato che in quegli anni le donne della borghesia ritenevano che avere una pelle bianca fosse emblema di grande eleganza.
Chanel conquistò sempre più successo finché travalicò i confini della Francia. Sapeva che la sua battaglia stava continuando e nessuno sarebbe mai riuscito a fermarla. In quell'atmosfera di grande riscatto, dopo gli inizi fatti di continue discriminazioni, Coco Chanel conobbe il geniale musicista Igor Stravinsky. Con lui cominciò un turbolento ed intenso rapporto che, quando scoppiò, permise ad entrambi di creare dei capolavori che gli avrebbero dato la definitiva consacrazione. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Chiuso nel colore di una stoffa.
Stravinsky compose per Coco Chanel la Sagra della Primavera, mentre la ribelle stilista, che da molto tempo aveva anche iniziato a dedicarsi alla creazione di essenze profumate, unì tutti gli elementi per creare il famoso Chanel numero 5. Si trattava di un profumo che avrebbe potuto vestire una donna anche quando era nuda. Per Coco quell'essenza, destinata a conquistare il mondo, era come un abito trasparente che ancora una volta comunicava quell'istinto di libertà, su cui ogni donna dovrebbe costruire la propria esistenza. Certamente ispirato dalla favola della sua rivoluzione, che conferma quanto sia importante per ogni persona non tradire il proprio istinto e le proprie idee. Perché se il corpo umano è una macchina fragile, destinata velocemente ad usurarsi, la potenza della fantasia e i sogni possono tramutarsi in un qualcosa di immortale. E perciò sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso è un delitto.
Real Trust torna domani con un'altra storia. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro.